Dobbiamo passare la parola alla professoressa Alessandra Battisti, che dovrebbe essere in collegamento. Sì, ci sono. Buonasera a tutti. Andiamo. Allora, Mi buonasera a fa tutti. molto piacere poterla avere ospite perché sì, è una collega dell'Università della Sapienza di Roma, è un'amica, ma soprattutto è un'esperta internazionale dei problemi della qualità dello spazio urbano e dell'edificato, coordinato e coordina ricerche a livello internazionale su queste tematiche, e mi ha fatto molto piacere che abbia dato la sua disponibilità per poter intervenire anche in questo contesto, di divulgazione, non solo di carattere scientifico. Quindi, buon pomeriggio, Alessandra, senti? Sì, mi sentite? No, abbiamo un Sì, microfono. grazie. Vi Eccoci. saluto, ringrazio innanzitutto i colleghi ed amici del Politecnico di Milano per questo cortese invito, in particolare Elena Mossinelli, Andrea Tartaglia e tutti i collaboratori del Lab, e in particolare anche la Municipalità di Milano, per Aspetta questo. un secondo che stiamo cercando di Non alzare l'audio in sala perché chi è collegato a distanza ti sente benissimo, mentre chi è collegato ditemi quando siete pronti. Prova di nuovo. Prova? Mi Sì. sentite bene? Sì. Allora, buonasera a tutti, faccio di nuovo i ringraziamenti, ringrazio i colleghi del Politecnico di Milano, in particolare Elena Mossinelli, Andrea Tartaglia e tutti coloro che sono docenti e collaboratori del Lab che sta promuovendo questo workshop e anche il Comune di Milano, nella fattispecie il municipio. Condivido lo schermo. Eccoci, e benissimo, parto dall'inizio. Vedete il mio schermo? Sì. Bene. Allora, la Vanetta forse ci ha insegnato una grande lezione, quella che dobbiamo ripensare nella nostra città. Pur insegnando in un master di secondo livello in valorizzazione e gestione dei centri storici minori, credo che l'uomo continuerà a vivere nelle città perché la città è l'esempio più tangibile della nostra facoltà di astrazione e poi è il luogo dove si incontrano tanti e diversi aspetti del vivere umano e quindi il senso di comunità, identità. C'era un vecchio adagio tedesco medievale che diceva Stad Luft macht frei, cioè l'area della città rende liberi. In fondo, gli uomini che vanno nelle grandi città trovano comunque, si identificano in un mondo che gli dà delle possibilità. E quindi bisogna però ripensare le città, perché il Covid ci ha fatto vedere tutte le potenzialità che noi abbiamo, ma anche tutti i limiti. È stata una minaccia, ma ci ha dato anche da far vedere le nostre potenzialità. McKinsey and Company, una delle più grandi consulting americane, ha pensato che bisogna ripensare le città secondo 14 punti, che sono 14 punti interessanti, in cui, come vedete, l'inquinamento, l'abbattimento dell'inquinamento, lo zero, diciamo così, rifiuti, prende e fa sue tutte, diciamo così, le visioni che sono state messe a punto nelle grandi COP per contrastare i cambiamenti climatici. E in particolare in questo però c'è anche l'identità della società, un community-based work e anche delle nuove organizzazioni di lavoro e di sostenibilità. Ovviamente in tutto questo un grande impatto ha avuto e continuerà ad avere il problema della salute e del benessere, cioè bisogna assicurare la salute e il benessere per tutti e a tutte le età. Ora, quello che io penso è che gli spazi aperti
possano essere un significativo e importante contributo che noi architetti possiamo dare alla lotta ai cambiamenti climatici. Questo schema che vi sto facendo vedere è stato elaborato da un medico e sono lo studio dei determinanti di salute nel benessere nei nostri distretti. Come vedete, in mezzo a questo cerchio ci sono le persone. Ci sono le persone con la loro età, il loro genere, i loro fattori ereditari, e subito dopo ci sono i lifestyle, cioè i modi di vita delle persone, il senso di comunità, le economie locali, le attività che si fanno tutti i giorni nella città, il built environment che ci circonda, fatto di palazzi, di strade, di luoghi di sosta, e poi oltre al built environment, il natural environment, intendendolo come habitat naturale, ma soprattutto come area verde, acqua, e tutto questo poi viene racchiuso da un ecosistema globale che vede e influisce, subisce ed influisce sul climate change e sulla biodiversità. Una delle domande più importanti che è stata fatta alla Biennale di Venezia di quest'anno, ed era il tema della Biennale di Venezia, non di quest'anno, ma era stata pensata prima, preconizzando, era how we will live together. E Thomas Saracen, un artista importante, uno tra i più importanti del Sud America al momento, nella Biennale di San Paolo già nel 2015 si chiedeva come potevamo ricreare quell'ambiente bellissimo che ci portavamo dietro quando eravamo nella pancia della mamma dentro la placenta, ma come vedete in questa immagine di Steinberg, che è stato il vignettista del New Yorker, un famoso magazine americano dagli anni 70 fino agli anni 90, come noi siamo bene nella nostra bolla privata, come potremmo vivere in una bolla insieme? E questo tema secondo me è anche stato il tema del Covid, cioè ognuno di noi si porta presso non solo la sua bolla della privacy, ma oggi anche la sua bolla di distanza sociale, una distanza tra noi e l'altro, che di fatto c'è per motivi di privacy, ma c'è oggi anche per motivi di salute. Tutti i problemi dei cambiamenti climatici sono raccolti dalla comunità europea e anche a livello globale dentro quella che sono che è chiamata la New Urban Agenda, dove ci sono tutti i presupposti che ci siamo impegnati a firmare per contrastare i cambiamenti climatici. Uno dei 17 Sustainable Development Goals indicati dentro la New Urban Agenda è quello che interessa proprio le città. E l'impegno è quello di fare delle città più sostenibili e anche delle comunità che si rendano conto del vivere sostenibile. E come tutti i goal, investe poi tutti gli altri, quello della salute, quello della lotta alla povertà, quello della valorizzazione delle risorse e dell'uso delle risorse rinnovabili. L'Istat ha elaborato in uno splendido lavoro fatto proprio quest'anno come i Sustainable Development Goal entrano in rapporto con tutte quelle che sono le missioni del PNRR. E anche Luca Bisogni diceva prima di me che sicuramente le Nature-Based Solution entrano a pieno titolo nel PNRR, e io penso che entrino a pieno titolo nella missione salute e soprattutto nella coesione e l'inclusione, che come sottospecie prevede proprio la rigenerazione urbana. Il Goal 11, fra l'altro, ha portato in evidenza come anche nel nostro paese ci siano persone che non vivono bene, che hanno un forte disagio abitativo. Praticamente il 28,3% della popolazione dice di non vivere in condizioni di vita accettabili. Oggi più che mai le condizioni, per esempio, della Sicilia al momento ce lo dimostrano, anche in un posto chiuso con un clima mite come era il Mediterraneo, subiscono problemi che un tempo, nel 2010, ma prima del 2010, erano degli Stati Uniti d'America o di altre nazioni del mondo, ma non dell'Europa, cioè quello della siccità estrema e quello delle grandi alluvioni. Certo, da noi arrivano bombe d'acqua, problemi di flooding, però ce ne sono, che vanno dalla Sicilia fino alla Liguria, per passare poi per altre regioni. E tutto questo influisce sulla salute delle persone e di fatto
influisce sulla salute in termini determinati di salute. Cioè, noi dobbiamo contrastare i cambiamenti climatici, perché contrastare i cambiamenti climatici significa pure prendersi cura della popolazione. E attraverso lo spazio aperto noi ci rendiamo conto che possiamo indurre con i nostri progetti le persone a fare attività fisica. Fare attività fisica significa contrastare non soltanto le obesità, i problemi fisici di cardiovascolari, ma anche depressioni. Progettare dei belli spazi aperti significa anche portare le persone a beneficiare della luce solare, di più aria pulita, laddove li progettiamo bene riusciamo a filtrare polveri e inquinanti, e poi portarle anche con l'educazione a, a un corretto stile di vita che prevede anche una corretta alimentazione. Uno studio, non vedete vero la parte alta del mio schermo, lo vedete voi? No, lo vediamo. Ah, ok, perfetto. Da uno studio che è stato fatto in America dal Urban Settlement Program è stato messo in evidenza come le persone più povere subiscono di più i problemi dell'isola di calore urbana. E mi ricordo un romanzo di fantascienza di Philip Dick, ma anche uno di Asimov, che preconizzava già negli anni 70 che i più ricchi sarebbero stati vicini al grande sistema meccanico che produceva aria fresca e pulita, e i più poveri, sempre più poveri, si trovavano sempre in posizioni più marginali, dove avevano l'aria più sporca e più calda, e in condizioni disumane. Ecco, questo si sta avvenendo. In paesi come l'America, le persone più povere vivono in una sorta di ghetti dove tutto è asfaltato, dove gli alberi sono pochissimi e dove di fatto ci sono grossi problemi di salute. Da uno studio fatto dall'EPA nel 2020, le persone più colpite dall'isola di calore urbana sono le persone sopra i 65 anni, i bambini, tutti i malati cronici, e poi chi? Gli operai che stanno tutto il tempo all'aria aperta, le persone che vivono nei quartieri più poveri, che sono costrette a prendere mezzi pubblici e a stare molto spesso ad aspettare in orari molto caldi il mezzo pubblico sotto il sole, e poi tutte le persone come gli homeless e altri tipi di condizioni estreme. Detto questo, quindi, diciamo che lavorare sulle nature-based solution e quindi sugli spazi aperti della città e progettarli bene ha a che fare con tanti parametri. Qui vedete raffrescamento, energia, calore, povertà energetica, rinverdimento, materiali, luce, economia, mitigazione, indoor air quality, ma anche outdoor air quality, acustica, simulazioni, abbiamo visto adesso nell'intervento di Cataldo come sia importante però comunque dimostrarle queste cose, e comfort, e ancora salute e vulnerabilità. A questo punto allora arriviamo ai nostri esempi. Bisogna ripensare la forma e la funzione della città. Cioè, siamo chiamati come architetti a questo impegno etico e morale, specie dopo il post, nella situazione post-Covid. Non possiamo pensare di ritornare a vivere nella nostra città come prima. Non possiamo pensare che quella fosse la situazione normale, ma dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre, no? In fondo il progetto è proprio questo che ci chiama a fare, guardare oltre, preconizzare. Ed è quello che fanno già alcuni anni fa, per esempio, in questo progetto di Malaga, uno studio importante come ecosistema urbano, che vede come project leader e anche dirigenti dello studio Belinda Tadò e José Luis Vallejo. Chiamati a riprogettare attraverso un concorso il nuovo campus di Malaga, prevedono un campus che non sia un campus normale, ma un campus all'aria aperta, e riqualificano tutto il boulevard che porta al campus e tutta una parte aperta del campus per ripensare tutte le funzioni che avvengono all'interno del campus, anche all'esterno del campus, e per darle anche alla popolazione che vive all'intorno. Quindi non più un campus normale, ma un campus all'aria aperta. Pensate quanto è importante questo oggi e quanto sarebbe stato importante averlo già per Malaga in tempo di Covid. Quindi tutte le funzioni del campus possono essere anche risolte all'aria aperta, e questo sistema all'aria aperta vede tutti degli hub e nodi di attività che ripensano le funzioni stesse del servizio universitario, attraverso il verde, i boulevard, che gestiscono da un lato la circolazione dell'acqua, rallentano il deflusso dell'acqua quando è troppo e quindi quando ci sono i problemi di flooding, creano una rete di aree di infiltrazioni, e poi sono state scelte tutte le essenze
in quanto essenze locali e quindi con basso consumo idrico. Il boulevard quindi diventa un corridoio verde per la città, una riserva di biodiversità urbana e tutte le aree che prima erano ricoperte da asfalto vengono fatte, diciamo così, la vegetazione si riappropria di tutte le aree verdi che prima erano coperte da asfalto e si creano nuovi paesaggi urbani. Qui vedete come tutte le tecniche delle nature-based solution di infiltrazione e trattamento vengono messe in atto in quello che apparentemente è un giardino ameno, e questo deve essere poi, no? Non deve essere un sistema tecnologico, ma deve essere qualcosa che serve alla comunità per stare, rilassarsi, per avere dei momenti anche di tempo libero, e quindi abbiamo situazioni di pavimentazioni permeabili, bacini di infiltrazione e zone di rain garden, tree box filter e anche poi bio swale. Il campus di Madrid è anche un campus pensato oltre che per le nature-based solution, anche come un campus dove la realtà virtuale, la realtà e il mondo reale si intersecano e vivono dentro queste situazioni in una vita parallela, una vita più che parallela, sovrapposta. Quindi da un lato c'è il campus verde, dall'altro quello interattivo, in cui i giovani, la popolazione, diventano proprio società creativa e quindi riescono a interagire con i sistemi attraverso un database collective in cui le persone informano con i loro dati del loro stato di benessere e allo stesso tempo possono ricevere informazioni sulla situazione bioclimatica nel contesto e possono anche interagire con i sistemi bioclimatici passivi che ci sono per migliorarla. Inoltre possono fruire di una serie di funzioni che ci sono e che vengono messe a disposizione alla popolazione degli studenti, ma anche quella normale. Qui vedete come anche le pavimentazioni sono studiate appositamente, cioè questo sistema di rocce durante l'inverno è senza acqua in modo tale che la roccia funziona da massa termica e quindi rilascia calore, durante l'estate su queste rocce scorre l'acqua per raffrescarle e per abbassare la temperatura. Sopra le pensiline ci sono tutti dei sistemi di spray che permettono di vaporizzare l'acqua e di abbassare la temperatura, ma allo stesso tempo di fissare le polveri e quindi farle precipitare attraverso un particolato e purificare l'aria. Queste dune raddoppiano la quantità di verde a disposizione e allo stesso tempo diventano dei bacini di infiltrazione. Qui riassunto un po' tutto quello che è fatto attraverso queste piccole isole, le chiamerei delle stanze all'aperto, che racchiudono la outdoor library, dove si possono prendere i book e leggerli comodamente seduti in una panca. Si può fare ricarica dei sistemi elettronici, si può giocare in maniera reale o virtuale, si può avere e godere degli arredi urbani e allo stesso tempo si può gestire attraverso uno smartphone anche la qualità dell'aria all'intorno. E qui vedete ancora che in queste isole viene scelta appositamente la vegetazione che viene progettata in funzione della riduzione di CO2, ma anche dell'ombreggiamento che può dare durante l'estate. E stessa cosa, la pensilina bioclimatica può dare shading, cioè ombreggiamento durante l'estate, ma produce anche energia elettrica che manda tutto il sistema anche di smart, di collecting data, e quindi tutto quanto viene fatto con energie rinnovabili. Per migliorare anche la ventilazione naturale durante l'estate c'è un sistema geotermico fatto con degli hard-buried pipe, dei sistemi che passano sottoterra, ma non molto sottoterra, diciamo 2-3 metri sotto il suolo, sfruttano l'inerzia termica del terreno che più o meno a Malaga sta a 15 gradi tutto l'anno e quindi scambiano il calore col terreno e durante l'estate riescono a raffrescare l'aria nei punti in cui vengono mandati o durante l'inverno mandano dell'aria leggermente più calda sempre con sistemi passivi. Qui vedete tutta la serie di pensiline che servono come torri evaporative e per fare questa diciamo nebulizzazione dell'acqua che permette di raffrescare l'aria all'intorno e poi quest'acqua viene anche fatta invece percolare attraverso queste pareti, queste lame di acqua.
qui alcune immagini di questo grande progetto che è in via di realizzazione. Nel 2020 la prima fase sarà finita e, come vedete anche in questa immagine, il problema è quello sempre dell'accessibilità a queste stanze all'aperto, dell'evitare l'isola di calore urbana, di ombreggiare sufficientemente con gli alberi e piantumarli in maniera giusta e di dare sufficiente ventilazione, oltre che trattenere le acque e trattenere le acque nei periodi di flooding, ma anche poi raccoglierle per poter garantire una irrigazione giusta nel periodo estivo. Ripensare gli spazi pubblici significa anche camminare con la natura. E questo è il tema di questo progetto firmato da Lola Domenech, che ha visto la sua realizzazione a Barcellona nel 2016. Una parte delle famose Ramblas è stata rinnovata, è stato portato via l'asfalto e sono stati piantumati nuovi alberi e immessa vegetazione. Questo perché? Perché il progetto della Ramblas sicuramente è stato della pedonalizzazione di Barcellona, è stato un grande successo, però Barcellona ancora nel piano di Delfonso Cerdà è comunque una città molto densa, molto costruita, diciamo così, che subisce l'isola di calore estiva perché è molto massiva. E quindi Lola Domenech pensa a tre sistemi diversi di rivegetazione della strada. Uno attraverso la pavimentazione, che diventa più permeabile ed ospita al suo interno almeno il 50% di verde. Poi, oltre al verde sulla pavimentazione, che è fatto attraverso la pavimentazione, ci sono delle aiuole con diversi gradi di altezza e essenze locali che tracciano anche un percorso diverso di tipo esperienziale. Al di sopra di queste, nuovi alberi oltre a quelli che già ci sono. Quelli che già ci sono sono dei platani e Lola Domenech metterà degli alberi più bassi ad accompagnare il passaggio delle persone. Quindi in mezzo, come tutte le Ramblas, le macchine e gli autobus, in mezzo a tutto la pista ciclabile, però soprattutto queste pavimentazioni che servono a drenare l'acqua e a raccoglierla, questi alberi che servono a fare ombra nelle parti interne, che vengono attrezzate per la vitalità delle persone. Qui vedete come la tessitura del verde diventa più o meno fitta a seconda dei casi, e resta soltanto la corsia del bus e delle macchine asfaltata. I dettagli di Lola Domenech sono molto belli, sono dei dettagli che fanno capire profondamente lo spirito di questo progetto. L'unico dettaglio, diciamo, che resta in plastica perché è antitrauma è quello dell'area gioco dei ragazzi. E queste sono le immagini di Barcellona. Ancora questo progetto vede una vegetazione non rigogliosa nei platani che ci sono, perché in questo caso sono immagini invernali, e poi comunque quelli nuovi ancora sono un po' piccini, però già tutta la parte invece dei cespugli e le arbustive fanno già il loro compito, aiutano a vivere bene nei deor all'aperto e l'area giochi dei bambini. Tutto questo garantisce che cosa? Un ottimo drenaggio dell'acqua durante il periodo invernale, ma anche per le piogge, diciamo così, di settembre e di maggio, e poi il tipo di pavimentazione scelta, di questo colore piuttosto chiaro e ombreggiata dagli alberi, permette di ridurre molto, di 4-5 gradi, l'isola di calore urbana. Andiamo avanti. Lo spazio urbano permette anche di contrastare i cambiamenti climatici. Come diceva Luca Bisogni all'inizio, non bastano pochi alberi per poter contrastare i cambiamenti climatici. Bisogna sapere che questo cambiamento deve essere un cambiamento profondo, deve sfruttare grandi superfici e deve creare anche una conoscenza e innovazione nella popolazione. Cioè, questi progetti devono diventare dei progetti manifesto da poter essere replicati anche altrove. Uno dei progetti più belli in questo senso è quello di Saint Kilde in Danimarca, dove nel 2011 a Copenaghen avvenne un'alluvione terrificante che nel 2 luglio del 2011 mise in ginocchio Copenaghen e un po' tutta la Danimarca, perché di fatto allagò totalmente questo quartiere, che è un quartiere operaio, seppur nella zona portuale di Copenaghen, quindi una zona che sta abbastanza in centro, e purtroppo creò danni per 1.400.000.000 di euro. Di lì, diciamo, è stato poi redatto il Copenhagen Climate Plan,
Si inaugura la stagione delle dune verdi, delle piste ciclabili, dei prati, dei mini parchi, dei cortili verdi, cioè tutti i posti che potevano ospitare gli spazi pubblici del verde a Copenaghen vengono, come dire, ripensati come spazi pubblici urbani che però diventano dei bacini stessi di infiltrazione. E prima fra tutti in questo quartiere viene fatto questo primo asse, che è quello di St. Kilds, e viene ripensato tutto questo viale con delle piazze che vengono intercettate lì in mezzo, che diventano veramente, anche in questo caso, delle stanze urbane di drenaggio delle acque. Queste stanze urbane di drenaggio delle acque servono anche poi durante l'estate a contrastare l'isola di calore urbano. Oltre a questo contribuiscono i tetti verdi, contribuiscono le vasche di laminazioni sulle pareti verdi dei palazzi e tutto un sistema quindi anche di ombreggiamento e ventilazione che durante l'estate contribuisce allo star bene dentro questo intervento, un intervento di 100 ettari, che è un terzo di tutta l'area metropolitana. E qui vedete i viali durante un periodo invernale in cui i bioswales sono allagati e anche le piazze in parte sono allagate e pensate per essere allagate. E le pavimentazioni, come vedete, sono di quel tipo permeabili che abbiamo già visto a Barcellona. E tutte queste tecnologie si integrano con la città e diventano parte dello spazio pubblico, parte dello spazio pubblico dove i cittadini esperiscono la qualità dello stare bene insieme, la vitalità dello spazio pubblico stesso. Qui vedete una delle piazze che prima dell'intervento era comunque verde, perché siamo in Danimarca e quindi il verde non è mai poco, però dopo la proposta da 2600 metri quadrati di verde diventa 3500 più o meno di verde, ricreando queste penisole urbane completamente pedonalizzate davanti alle abitazioni. Anche in questo caso viene fatto uno studio molto attento delle ombre. Considerate che la Danimarca ha 6 mesi di buio e 6 mesi di luce, quindi quella luce va sfruttata tutta al meglio. Viene studiata la circolazione urbana, le piantumazioni degli alberi e delle arbustive, le curve di livello delle dune in modo tale da poterle andare con le linee di disfluvio a mandare poi a confluire o nei bacini, nei ponds che ci sono nella piazza e nelle cisterne, e poi con percolazione, con infiltrazione, si rimandano al piccolo ruscello che corre dentro il quartiere. Quindi tutta una serie di sistemi che hanno a che fare con il controllo del flusso, però dei sistemi che passano dalle situazioni meccaniche che erano state messe in crisi dall'alluvione e fanno una transizione verso la situazione biologica, che è quella fatta di tetti verdi, pareti vegetate, pavimentazioni permeabili, bacini di infiltrazione, sistema di pariale, di buffer, rain garden, sempre le famose box di filtraggio degli alberi e poi dei piccoli sistemi di wetland, luoghi di infiltrazione, bioswale. E tutto questo però non è che ha una sezione tecnologica e brutta, ma diventa un ottimo giardino fatto di collinette, un luogo dove stare, giocare, soffermarsi, mangiare, leggere il giornale, vivere la natura nella città. E quindi è stato un riportare soprattutto della natura in città, e vedete come la superficie, diciamo così, iniziale di natura era di 8000 metri quadrati, viene raddoppiata attraverso il progetto e lo spazio viene ottimizzato proprio per la captazione delle acque e per la reggimentazione più che la captazione delle acque. E quindi questo è estremamente importante perché dà un nuovo assetto alla città. È una città sicuramente più verde, ci sono molti più alberi che servono a catturare CO2, a fissare le polveri, a purificare l'aria, e allo stesso tempo c'è tutto un sistema che permetterà di non avere più quel fenomeno di flooding che si è verificato nel 2011. E qui vediamo i sistemi come vengono captati, le piantumazioni e tutte le varie operazioni che si sono fatte. Questo è il sistema che da i tetti arriva poi nella raccolta che porterà le cisterne, e l'altro sistema che dai tree box porta ad altre cisterne di infiltrazione e purificazione.
da Copenaghen pensiamo invece a ripensare lo spazio pubblico in termini di strade e di piazze per una vita più attiva. Questo è un progetto molto bello che è stato realizzato lo scorso anno dagli MVRDV a Tainan, che è una città di Taiwan. Praticamente in un sedime questo progetto, che era quello dell'Export, dove nel 1983 fu costruito un grande shopping mall che si chiamava il Chinatown Shopping Mall. Lo shopping mall che stava in questa posizione è fallito, perché in Cina molto più, in Taiwan molto più che da noi, ha preso piede l'e-shop, l'e-commerce, e quindi di fatto i grandi shopping mall stanno fallendo. Cosa fare nell'area, nel sedime del vecchio shopping mall che aveva creato in una città già abbastanza, una zona periferica della città già abbastanza degradata, una fonte di degrado ulteriore? E allora gli MVRDV rispondono con questo progetto, un progetto che mette in gioco una piazza molto grande, fatta con una piscina e tante isole di verde, sul sedime del vecchio shopping mall, abbattendo lo shopping mall, e nell'abbattimento il calcestruzzo dello shopping mall viene utilizzato per realizzare questa piazza. E questo è il progetto. E vedete che lasciano dei, come dire, delle folie, che sono i vecchi pilastri dell'edificio, a memoria del luogo, cioè di quello che era stato, ma nello stesso tempo ne ricreano, diciamo così, uno spazio ameno. Poi, di fronte allo shopping mall, il grande viale che porta all'interno di questa piazza viene ripiantumato con essenze locali per ricreare un green corridor che lo congiunge alla parte est della città, che è ancora molto verde. Qui vedete il progetto realizzato con le persone che durante il Covid fruiscono di questo spazio. È un progetto che è costato pochissimo, perché è costato 600 euro al metro quadrato. E vedete qui, dalle persone che guardano dal ponte, che hanno la mascherina, che effettivamente stiamo in pieno Covid quando è stato inaugurato. Nella parte basamentale c'era tutta una parte di negozi del vecchio shopping mall. Si prevede che per il momento non c'erano investitori, perché era in pieno Covid, però che questi negozi che stanno adesso intorno a questa piazza, data la frequentazione che c'è sulla piazza, torneranno a vivere, e quindi riuscirà questo progetto a riportare economia e vitalità all'interno della piazza, ma anche vogliono essere usati come spazi per introdurre educazione anche ambientale per le persone, per fargli capire l'importanza di zone verdi. Ancora gli alberi sono molto piccoli, non hanno attecchito bene, è finito da poco, ma quando saranno grandi diventerà un vero polmone urbano all'interno della città. Una città che all'intorno, come vedete, non è il centro città, ma è una periferia. E quindi questo progetto porta, quando guardo questa immagine, penso proprio che porti a quell'immagine che chiedevano i ragazzi del 68 parigino, che diceva sulle pavé, la plage, no? Sotto l'asfalto, la spiaggia. E una spiaggia per tutti, anche per chi non si può permettere di andare al mare, come in un quartiere del genere. Ultimo progetto, ripensare agli spazi pubblici, e il tema è, che gli ho dato, more with less. Nelle nostre città non possiamo tutti realizzare degli spazi così grandi, però c'è bisogno di farne tanti. Questo progetto di 106 metri quadrati mi dà la stura per parlare proprio di questa possibilità. Abbiamo tanti cortili all'interno delle nostre città che sono terribili, e questo progetto del 2020, fatto a Shanghai, a Tongji, nel quartiere di Tongji, è proprio un esempio di quello che si può fare con poco, con pochissimi finanziamenti, per migliorare la nostra situazione da un punto di vista green e blu, grazie alla Nature Based Solution. Shanghai è una città piena di contraddizioni. Questo è l'esterno, che apparentemente sembra tutto perfetto e ordinato, e questo era l'interno di questo cortile, un'ex fabbrica, un ex panificio che era stato abbandonato, e quindi questo era il retro e l'officina di questa fabbrica. Tutto quanto sigillato a terra, con vegetazione che si stava riappropriando poi degli spazi che sono propri, no? Però una situazione
veramente di degrado totale, dove vivono barboni e c'è una situazione drammatica. Con poco hanno smantellato tutto quanto la pavimentazione, hanno fatto una pavimentazione permeabile e chiara per evitare l'isola di calore urbana ed è stato tutto piantumato con 3 livelli di vegetazione arbustiva, 20 centimetri, 60, 80, che dava questa profondità. La parte basamentale, diciamo così, terribile e brutta, è stata in parte bucata, ma poi attrezzata con questa doppia parete in acciaio inossidabile, specchiato, in modo tale che, per quanto il cortiletto è proprio un budellino stretto stretto di 20 metri, specchiandosi si riflette all'infinito attraverso questi specchi e crea un ambiente molto più grande. Qui vedete il dettaglio della parete ventilata fatta con questi specchi che si girano e diventa anche però che cosa? Esposizione sulla storia del quartiere, l'identità del quartiere e quanto questo tipo di vegetazione nei cortili del quartiere può aiutare a migliorare la qualità della vita a tutti gli abitanti. È uno spazio piccolo piccolo, però poi se si vedono queste immagini ci si rende conto che con bravura si riesce a fare di più con meno. Grazie per la vostra attenzione.